Campionato italiano, regolarità, autostoriche, ho detto bene Luca? Giusto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, Luca Monti ci introduce in questo campionato, in questa sfera, questa branca dell'automobilismo nazionale e lo fa interloquendo con degli ospiti proprio per andare a parlare, a spiegarci questo campionato. Nelle puntate precedenti, hanno cercato di spiegarmi cosa può essere la regolarità media. Tranquilli, non ci ho capito nulla. Perché era facile comunque. Sì, andare forte in curva e andare piano nei rettilinei. Va bene, capitolo chiuso. Questa sera parliamo di regolarità, mi spiegherete poi quale, con Remo Trinca, organizzatore della Stella Alpina. Buonasera. Buonasera a voi. Adesso dimmi se sbaglio, Luca Manera, e non è parente del comico, della Coppa Città della Pace. Buonasera. Buonasera. Niente comico? Niente comico. Mauro Doria, benvenuto, grazie. Buonasera. Della Coppa dei Lupi, che sono gare del campionato italiano. Un campionato italiano che inizia presto, finisce presto. No, non è proprio così, vero Luca? Sì, anche perché quest'anno inizia presto, ma finirà... sarà un po' più lungo del solito, perché ci saranno ben 14 gare che hanno la validità del campionato italiano. Sono uscite le validità e i calendari diramati da AC Sport e quindi il campionato si è allungato dal punto di vista del numero delle gare. E inizia con la Coppa dei Lupi. Coppa dei Lupi al 7 di gennaio, penso che sia, oltre ad essere la prima gara in Italia, penso che sia anche la prima gara in Europa per quanto riguarda l'automobilismo sportivo, perché saranno i regolaristi di regolarità classica, saranno i primi a mettere la chiave. Facciamo una distinzione e accendere la macchina. Allora, le specialità delle divisioni della regolarità: la regolarità si divide in classica, media e sport. E sport. Vabbè, stai cominciando a imparare, quindi vuol dire che insomma i corsi servono. E qui mi fermo. E qui siamo nella regolarità classica, i classici presostati. Quindi la prima gara di campionato italiano è la Coppa dei Lupi con Mauro Doria. Quindi facciamoci illustrare un attimo. È una gara, come avete detto, di regolarità classica, è una gara invernale, chiaramente si svolgerà il 7 gennaio, quindi è una gara che speriamo porti tutte le caratteristiche dell'inverno. Si svolgerà in quella di Sora, in provincia di Frosinone, e principalmente nella serata, diciamo, una gara che si... per percorrere i vecchi stili di gare si percorrerà soprattutto al buio. Avremo una partenza quindi data alle 2 del sabato pomeriggio con un arrivo verso le 11 di sera. Quindi... e si spera come al solito nella neve, perché anche l'anno scorso che abbiamo seguito la gara, il rammarico di tutti coloro al traguardo era: se ci fosse stata la neve che gara sarebbe stata? Perché comunque la gara è molto tecnica ed è molto importante anche per le scuderie e i piloti che puntano a ben figurare nel campionato italiano assoluto, quindi loro mettono un grande impegno, ma purtroppo per la neve non possono farci niente. Sì. La piazza, perché la logistica, la partenza e l'arrivo è nella piazza centrale di Sora, con una grossa partecipazione tra l'altro anche della cittadina, perché personalmente ho assistito e comunque la città è molto presente e segue. Sì, quella di essere presenti in centro città è una scelta doverosa anche per allargare un po' il pubblico di queste specialità che non hanno il seguito chiaramente che hanno i rally, che hanno altre discipline. Però il fatto che la città di Sora ci abbia da sempre sostenuto e seguito ci permette di fare praticamente la maggior parte della manifestazione statica, praticamente verifiche, partenza, parco chiuso nel centro della città, dando così visibilità alle macchine e dando la possibilità al pubblico di poter godere di queste vetture che non si vedono comunque tutti i giorni. Penso che da come si è girato il mondo ultimamente, meteorologicamente parlando, è più facile trovare la neve a Frosinone, forse, in provincia di Frosinone, forse, che alla Stella Alpina piuttosto che alla Coppa Città della Pace. Quello sicuramente, anche se loro vanno ad attraversare, hanno un percorso che va poi, arriva a qualche, non sono altezze strabilianti, però di solitamente la neve c'era. Negli anni scorsi. La neve, non la neve, è una gara. Perché io so che
c'è distinzione, la gara con i CO tirati, con i, è vero? Con i presostati concatenati, si chiama sì, così? Sì, per il campionato italiano hanno tutti i presostati sono, concatenati. Sono tutti concatenati. Non entrare lì dentro perché guarda, sinceramente già i tempi... Prima ti spiego bene la media. L'Alto Monferrato già 20 anni fa non ci capivo niente, allora e va bene così. Quando correremo assieme ci penseremo a impararla. È una gara di quelle difficile oppure è una passeggiata, cioè si distinguono queste gare nel campionato italiano, una gara tirata, così si dice. Sentendo i commenti dell'edizione 2016 da chi ha partecipato, sì, perché chiaramente io non l'ho fatta poi personalmente lungo la strada, ma l'ho seguita, quindi cioè un conto è farla e un conto è farla. Non corri più, l'ho non seguita. Sei più un top driver, driver. No, ho fatto la cronaca della manifestazione, quindi l'ho vista dal di fuori. E per capire se una gara è tirata o meno bisogna poi partecipare, perché non è che dalla tabella dei tempi piuttosto che si riesce a capire. Lui lo sa. È una gara difficile. È bella tecnica. Noi abbiamo sempre fatto una gara abbastanza tirata, tant'è vero che quest'anno abbiamo accorciato un po' il percorso, quindi la novità sarà anche questa. Abbiamo tolto una cinquantina di chilometri per arrivare un po' prima, e perché essendo una gara tirata è molto impegnativa e quindi... Il percorso di gara è molto esteso? Il percorso di gara quest'anno sarà intorno ai 250 km. Complessivi. Cos'è, più di un giro, No, non, è un giro. È un giro che parte da Sora. Quest'anno la novità percorrerà una cinquantina di chilometri nella Valle di Roveto per poi entrare nel Parco Nazionale d'Abruzzo, dal Passo del Diavolo, da Gioia dei Marsi. E poi si svolge complessivamente in altitudine, nel Parco Nazionale, toccando Pescasseroli, le colle del Sagittario, che sono un nostro must, con la solita classica sosta all'albergo Scoiattolo, dove c'è questo è doveroso, sosta, certo, questo è doveroso, sosta. Sì, la sosta c'è. Ed è una caratteristica proprio delle gare di regolarità, cioè il momento. Sì, c'è un momento anche di. Anche lì c'è un controllo orario da rispettare? Controllo orario d'ingresso e di uscita. Certo. Il boccone uno dietro l'altro oppure con calma? No, cioè, c'è tempo il boccone cambia l'evoluzione del pilota. Quando sei alle prime gare, l'importante è la sosta, quindi se si mangia bene sei contento. Poi più vai avanti, più diventi agonista, potresti anche non mangiare, anzi c'è chi dice che se mangia poi dopo si... Anche perché i organizzatori sono di peso, vogliamo dire, no? Quindi devono testar per primi, le cose. Organizzatori di peso, ne abbiamo uno qui. Esatto. Uno qui, c'è cioè una è l'uomo, come dice, di peso del tavolo, quindi fortunatamente c'è lui, così sotto sono io. Quindi... Dopo la prima tappa del campionato italiano, che è la Coppa dei Lupi, 7 gennaio, 7 giorno dopo la Befana, 7-8, quindi 7-8. È anche una scelta coraggiosa, però la data è sempre stata quella, quindi la prima decade di gennaio. Gomme invernali? Gomme chiodate, c'è chi è arrivato con le gomme chiodate, anche nel 2016 c'era un'anteguerra, quindi una balilla con gomme chiodate. Chi vince solitamente l'Albo d'Oro di questa gara? Che nomi abbiamo? L'Albo d'Oro abbiamo avuto, tra l'altro, l'ultimo campione italiano, quindi il campione italiano in carica, che chiamavano Mario Passanante, ha vinto la Coppa dei Lupi. Poi tutto l'Albo d'Oro a memoria, penso che... Un cliente molto affezionato è Maurizio Aiolfi, che l'ha vinta 2 o 3 volte, mi sembra. E... Correndo da solo? O no? Due anni sì e 2 anni... Sì, dopo ogni tanto... Un navigatore. In particolare una navigatrice, sì. Ha partecipato anche... E quindi diciamo che essendo una gara specialistica, essendo una gara di campionato italiano, i candidati alla vittoria sono quelli poi che si giocano alla fine il campionato. Dopo la prima tappa, la seconda gara a calendario per quanto riguarda il campionato italiano è la Coppa Città della Pace. Esatto. Avevamo già introdotto Luca Manera, stava già partendo a spiegarci che quest'anno, se non sbaglio, abbiamo una piccola modifica di percorso. Sì, più che altro quest'anno, il 25 febbraio, prima cosa. Noi però, al contrario della Coppa dei Lupi che va a cercare la neve, noi scappiamo dalla neve normalmente. E allora, in febbraio nel senso, più che altro stiamo cercando di trovare percorsi dove si possa usare i presostati, perché, come ben sapete, i rovalisti non amano le fotocellule. E noi, essendo in montagna, dobbiamo cercare un attimino di scappare da quello che è il presostato, specialmente essendo un periodo invernale. Per cui quest'anno torniamo, cosa che già 2 o 3 anni facciamo, verso il lago di Garda, il lago di Ledro, e facciamo un giro proprio dei laghi del Trentino, sostanzialmente.
partenza classica sempre da Rovereto, con la nostra location fissa, che è un hotel che ci dà tutta l'ospitalità, da arrivo, verifiche, premiazioni, cena e tutto. Dove si mangia? Dove si mangia? Sul lago di Ledro si mangia. E lì è stata la prima cosa che sono andato a fare, siamo andati a provare se si mangiava bene. Lì si va bene quel posto lì, effettivamente. No, tra l'altro, dal punto di vista logistico, la gara, la Commissione della Pace, con questa scelta di questo hotel, è comunque molto azzeccata, perché i concorrenti arrivano, hanno tra l'altro parcheggio coperto, quindi con le macchine di un certo valore, arrivano, la macchina è lì, salgono in camera e non la toccano più dalle verifiche fino a poi, dopo la gara, la partenza. Quindi direzione gara, premiazioni, tutto lì, quindi è molto comodo. Quest'anno abbiamo concentrato tutto lì, compreso la premiazione, una spaghettata allegra di chiusura, e per cui uno che arriva può finire la gara tranquillamente, farsi una doccia, venire giù, controllarsi le classifiche, premiazione, pranzo e poi commiato, su, sta lì o andare via il giorno dopo. Altra peculiarità che abbiamo noi, che è una cosa un po' particolare, facciamo sempre la gara di sabato. Vedo che è apprezzata, vi dico, così almeno la domenica possiamo stare in famiglia. Piccole cose. Ecco, una cosa che volevo chiedere a voi, avere un vostro riscontro, quindi riflettendo un attimo su questa cosa. L'importanza di avere una gara iscritta al calendario di campionato italiano. Molti sfuggono, molti organizzatori dicono no, preferiscono non avere questa validità, mentre molti altri. Quali sono i fattori positivi e negativi di questo tipo di questo genere? Guarda, una scelta anche di spessore della gara, perché chiaramente organizzare, ci siamo in tanti ad organizzare, il livello tecnico della gara ti permette anche di crescere come organizzatore e anche di avere delle soddisfazioni maggiori. Poi c'è magari il lato positivo, che può essere quello di avere praticamente quasi d'obbligo chi fa il campionato italiano, il lato negativo è magari di perdere una serie di regolaristi, diciamo più di passione che altro, però alla fine secondo me è premiante il fatto di far parte di un campionato italiano, premiante per... Perché alcuni li perdete? Perché o chi è meno, diciamo, votato alla competizione, per quantomeno la nostra gara... Anziché impegnarsi ancora di più per cercare di arrivare ai livelli dei top driver, molti tendono ad allontanarsi? C'è un po' una paura del confronto, più che altro, perché io ho provato anche a fare regolarità, nonostante sia tutt'altra branca automobilistica personale, come agonismo. Ed è, non è difficile, è veramente molto difficile. Questa qua è gente che veramente si allena tutti i giorni, c'ha una preparazione per far questo. Tanto io non so, alla Pace l'anno scorso in 500esimi erano dentro i primi 7, per cui veramente si gioca tutto all'ultimo presostato. Per cui anche quello, come giustamente diceva, ci vuole un'organizzazione del campionato italiano che sia molto precisa, cercare di avere ogni punto controllato. Cioè, è sicuramente una cosa molto più impegnativa di una gara, diciamo, più tranquilla, come può essere prima. Sicuramente premia sulla partecipazione, sicuramente noi per esempio siamo alla 24esima edizione, l'abbiamo preso un po' anche come un premio, perché dal 20esimo anno, quando abbiamo fatto la 20esima edizione, ci hanno dato il campionato italiano, ci hanno sempre lasciato e sembra anche da parte dei concorrenti con una certa soddisfazione voglia di partecipare. Trinco, ma la sua gara allora è quella che potrebbe permettere, no? Cioè quelli di, no, la mia è più semplice, venite tutti da me e ci stanno tutti. Sì, no, stiamo parlando della Stella Alpina. Non è proprio così. No. La nostra è la gara estiva rispetto alle loro che è invernali. Vede che già c'è qualcosa che... Siamo al secondo weekend di luglio, però è una gara che ha 99 prove di regolarità. Mentre loro classica. Loro arrivano a 50, 55, 60. Noi abbiamo 99 prove e 9 prove di media su 4 giorni. Quest'anno. Media è quello che mi cerco di spiegarmi, esatto. Lui, quella che bisogna andare forte in curva e piano in rettilineo. Cioè, bisogna avere una condotta dell'auto molto bilanciata. La differenza di quella con i presostati? Che col presostato devi avere una precisione assoluta nell'ultimo tratto, mentre nella media devi avere una precisione e una costanza di rendimento con l'auto per tutto il tratto. Allora, traduciamola in questo modo, vediamo se ho capito. La regolarità media è quella che vedi i signori che passano e hanno quel coso e non si fermano. Quella è la e non si ferma. Non hai già capito.
La velocità classica c'è il bip. La velocità media c'è un LED, che di 6 media. Vabbè, ma c'è qualcosa che ti di, che sì, a loro permette di... No, loro bilancia per forza. Che aiuta. Non avresti la sensazione di quale media stai facendo. E comunque noi da fuori vediamo loro che transitano sui presostati, senza fermarsi. Mentre quelli dell'altra regolarità arrivano tutti lì a manetta, 100 metri dal presostato, boom, staccatona, la macchina che va da tutte le parti. Più o meno, hai bisogno di un po' di ripetizioni. Dopo cioè, dai, è così, è così, arriva con queste macchine. No, allora, questo è un misto fra la regolarità con le prove di precisione, la regolarità con le prove a media e la regolarità sport. Hai cercato di fare una miscellanea e ne è venuto fuori un qualcosa che probabilmente non ti consente di arrivare nei primi posti della classifica. Okay. Va bene, però io competerò. Che tra l'altro poi, visto che stiamo parlando della Stella Alpina, raccontiamo un po' anche la storia di questa gara, perché comunque è una rievocazione di una... È nata 2-3 anni fa. Sì. Sì, all'incirca. Facciamo i 70 anni quest'anno, nel 2017, perché è una delle gare più vecchie del panorama italiano, nata nel 47 assieme alla Coppa d'Oro delle Dolomiti. È terminata come tutte le gare su strada nel 57, dopo il dramma della Mille Miglia. Quindi solo... E quindi è stata ripresa nell'84 dalla Scuderia Trentina Storica. E non è Stella Alpina, si chiama, sì, si chiama Rievocazione Storica. Rievocazione Stella Alpina. Quindi impara, perché non puoi definirla solo Stella Alpina. Ma per noi amici della regionalità è Stella Alpina. Ormai possiamo darle del tu. Nel panorama collettivo è diventato la Stella Alpina. Quest'anno, fra l'altro, come dicevo, facciamo i 70 anni e visto che il primo vincitore del 47 è stato l'ingegner Piero Taruffi, cercheremo di avere la Prisca Taruffi, la figlia. Dove si svolge? Siamo sulle Dolomiti, quindi partenza da Trento. Quest'anno sono 4 giorni, quindi perché la Stella Alpina originale era di 4 giorni. A differenza loro che sono 2 giorni. Uno o due giorni. Secondo le verifiche, le punzonature si chiamano, no? Punzonature, verifico, controllo documenti, controllo vetture, insomma, controllo burocratico. E poi cerchiamo di rifare, anzi, il giovedì facciamo un programma abbastanza corto perché facciamo la Trento Bondone. Il venerdì e il sabato facciamo una regolarità sulla Trento Bondone. 17 km. Sì, noi lo allunghiamo un attimo perché arriviamo alle 8. Non contenti. Esatto. Il venerdì e sabato ripetiamo lo stesso percorso del 47. Ovvero? Però abbiamo... la Stella Alpina si chiama Stella Alpina per una caratteristica molto precisa. Faceva una gara a petalo, nel senso che la partenza e l'arrivo erano sempre da Trento. La famosa Margherita. E faceva il petalo... per ogni giorno, sempre diverso, sulle varie valli come del Trentino. Come erano i rally negli anni 2000 e rotti. Questa era stata un'invenzione di Canestrini, fra l'altro uno dei primi degli organizzatori della Mille Miglia, e l'abbiamo mantenuta quest'anno cercando di riportare all'origine questa manifestazione. Noi non abbiamo il problema della neve, abbiamo il problema dei passi. Per adesso. Perché l'anno scorso, il clima sta cambiando, fa a luglio abbiamo a Rovereto abbiamo la Madonna della Neve perché ha nevicato il 5 agosto. E quindi? 5 agosto. E, però, come dicevo, noi abbiamo il problema dei passi alpini. L'anno scorso ne abbiamo fatti fare 13. No, il problema è che c'erano i piloti, non voi. Anche noi. Perché poi... Voi organizzatori, siete lì, ormai organizzata, li aspettate che passi. Sì, magari. Io oltre a fare l'organizzatore sono anche quello che mette giù tutte le prove. E quindi parto un'ora prima dei concorrenti a sistemare i presostati, a sistemare i cartelli, a fare proprio tutta la gara in modo tale che i piloti poi possano... A 360 gradi. Possano, e faccio anche il pilota. Perché mi diletto anche nella regolarità nelle altre gare dove riesco a fare. Ecco. Però Luca Manera secondo me deve spiegarci, perché secondo me stiamo parlando di regolarità, 2 ospiti su 3 nel campionato italiano, c'è anche Remo Trinco, possiamo spiegare qual è il vostro legame? Sì, allora
Remo, oltre che essere vicepresidente della Scuderia Trentina Storica, è un collaboratore storico dell'Adige Sport nell'organizzazione della Coppa Città della Pace. Dato che l'anno scorso la Stella Alpina ha dovuto per forza passare nell'ambito di Mamma ACI per i vari motivi che sappiamo delle... Sembra che lo dicano quasi delle, delle, no, 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 delle discussioni. Passare. No, ma perché c'è stata una diatriba tra ACI e ASI della quale sono stato qua ovviamente a spiegare tutto. Allora ovviamente aveva bisogno di un organizzatore che dasse una mano alla Stella Alpina per poter passare. Noi essendo organizzatori, essendo già anche collaboratori ormai da anni, allora abbiamo fatto questo accordo in modo da organizzare assieme in maniera, diciamo, la parte tecnica viene affidata all'Adige Sport e anche quest'anno l'Adige Sport seguirà la parte tecnica della manifestazione, quella puramente agonistica. Poi ovviamente la Scuderia Trentina Storica farà la sua parte sul discorso di promozione. Ludica se ne occupa una persona, purtroppo né io né lui, perché siamo troppo presi in quei giorni lì a fare ben altro. La Ludica la farà un'altra, assolutamente no. Per cui c'è questo, diciamo, il rapporto collaborativo tra Scuderia Trentina Storica e Adige Sport, che per Natale forse vediamo di farlo sfociare anche in un accordo anche economico, nel senso per il concorrente. Per fare un regalo. Stiamo mettendo in piedi un regalo di Natale in cui chi dovesse fare le due gare avrà sicuramente un bel interesse a venire a farle entrambe. Adesso lasciamo un po' sospesa, che adesso il regalo non si svelano prima. Va bene, quindi appena dopo Natale però, Epifania, appuntamento per tutti a Sora. Coppa dei Lupi, 7-8 gennaio, seconda tappa 25 febbraio, secondo weekend di luglio, la Stella Alpina. Quindi abbiamo parlato un po' di tutto quello che riguarda la regolarità, ma anche se non hai ancora capito molto, però. No, vabbè, però posso parlare. Tanto tutto il 2017 per spiegartelo. Capisco cosa sono i campionati, cos'è un campionato, quindi ogni gara segnerà dei punteggi, ce ne sono 14. Hai voglia sti piloti a scegliersi le gare migliori. Cioè, poi adesso i regolamenti. Come è strutturato il campionato? I regolamenti stanno. Perché poi ogni anno vengono non aggiornati. Non è convinto, ha scrollato la testa, se no, non so un po'. Infatti, i regolamenti. Non diciamo sono... che per l'unico regolamento che possiamo dire che è definito è che bisogna fare la Coppa dei Lupi e la Coppa Città della Pace, se no. Si offende. Dobbiamo mettere qualche parolina. Se non si comincia a fare le prime gare, non si può capire come va il campionato. Quello diciamo che è una regola non scritta. Ecco, l'unica distinzione, scusate se mi intrometto al volo, è che è diviso in due gironi. Girone sud, della quale la prima gara è proprio Coppa dei Lupi, e girone nord, della quale è proprio la prima gara è la nostra. Poi starà il pilota a scegliere se seguire più uno o più l'altro, poi i punteggi vengono comunque accumulati. Non si può fare a meno di farla. Ma nemmeno, la seconda, perché poi sono le due prime. Poi a quanto pare a Natale sapremo che non si può fare a meno anche di fare la Stella Alpina. Dove andiamo a mangiare se veniamo alla Stella Alpina? Questo lo stiamo definendo in questi periodi perché comunque come l'anno scorso vi portiamo in alta montagna. Vi portiamo, non è un plurale, cioè... No, vi portiamo, nel senso che puoi venire tranquillamente, così ti spiego sul posto che cosa significa una regolarità. E soprattutto mettere giù i presostati. Lì è un problema che devi capire in pratica, perché in teoria, la teoria è sempre molto distante. Quindi io verrò volentieri a documentare, mentre lui con martello e chiodo darà una mano a Remo a mettere per terra i presostati. 14 gare, una stagione non è corta, è abbastanza lunga, quindi è comunque impegnativa nel momento in cui un pilota debba scegliere di farle tutte. Ha degli obblighi di partecipazione per prendere punteggi un pilota? C'è un numero minimo di partecipazioni, credo ci siano degli scarti, adesso bisogna vedere su 14 gare cosa cambieranno le quantità, però sì. Gli scarti, un minimo anche di partecipazioni vanno per essere inseriti nel punteggio. Vanno ognuna di queste 14 gare ha la propria caratteristica e i piloti sceglieranno dove andare al meglio. L'importante è che se ne parli e che i piloti si ricordino che bisogna correre, perché secondo me ultimamente i piloti non se lo ricordano più tanto che bisogna correre, a non pensare solo a lavorare e a tutto il resto, bisogna correre in Italia, tornare a correre e tirare le orecchie agli Olfi che abbiamo scoperto va a correre in Francia. Bisogna correre in Italia, gare titolate e gare non titolate, vale per i rally, la regolarità e per la velocità. Signori, shakedown è finito, è volato, non avete nemmeno sudato troppo, oddio.
signore, grondava qua, sotto, sotto il sole di questi fari. Grazie per essere grazie a voi. Per grazie questi voi. Interventi, grazie, grazie a tutte e tre. Luca Monti, se tu ha. Ci vediamo alla prossima e buon shakedown a tutti, posso dirlo io? Va bene, buon shakedown a tutti, buon top driver a tutti. Buona serata a tutti, ciao!